Benvenuti, benvenuti a tutti. Oggi, se riconoscete la canzone, capite già anche il titolo del nostro menù, Mare d'inverno, una bellissima canzone di Ruggeri, tra l'altro è un cantante che io adoro, che ci ha ispirato un menù tutto dedicato ai pesci invernali e quindi a questo mare un po' grigio, un po' freddo, che però è molto affascinante. Quindi faremo dei calamari, e li faremo ripieni e poi nel sugo rosso, cioè un classico, super buoni. Poi facciamo delle tagliatelle gialle con la sogliola, che è di nuovo un pesce invernale, e questi li facciamo proprio con Enrico Ruggeri, che però ha dichiarato di non essere assolutamente capace a cucinare, quindi insomma vedremo insieme come riusciremo a preparare questo piatto. Poi facciamo il rombo al forno con le patate, che è una delizia assoluta, e poi per concludere un dolce al limone e lime, quindi un po' fresco, che va bene per staccare dopo un menù di pesce, che ha una crosta di biscotto fatta come quella del cheesecake, che è buonissima. Poi sopra c'è anche la meringa all'italiana. Basta, non vi dico altro, anzi no, vi dico che dopo, per concludere, abbiamo l'apericetta e sono le cozze del comandante, delle cozze che si mangiano in Francia con un sugo saporito e le patatine fritte. E allora mettiamoci a cucinare. Rombo con patate, il piatto forse più facile ma più buono che ci sia nel panorama dei piatti di mare. Del mare d'inverno in particolare. Allora, il rombo è questo, è un pesce dalla forma affascinante che ha una cottura abbastanza veloce se voi fate un'incisione qua nel mezzo della pelle, ma questo arriva dopo. Prima, la cosa bella di questo piatto è che si fa un letto di patate tagliate sottili sottili, che se è possibile alla fine diventano più buone del rombo stesso. Quindi l'importante è tagliarle proprio sottili, perché devono diventare morbidissime e anche un po' brustolirsi, se devo dirla tutta. Le altre io le ho già tagliate, per velocizzare. Quindi, teglia del forno, carta forno, olio, patate. Allora, un pochino d'olio, un pochetto di sale, ed ecco qui il nostro signor rombo. È bello perché è chiodato il rombo, qui ha tutti questi chiodini. E sono strani da toccare. Allora, prendo un coltello un po' appuntito e pratico un'incisione. È dura la pelle del rombo. Ci vuole, infatti, sto coltello non taglia un accidente. Allora, proviamo con questo. Ecco. Questo è anche piccolino, quindi non c'è bisogno di una grande incisione. Poi quelli più grandi. Questo aiuta un po' la cottura. Perfetto. Lo apriamo un po', ci mettiamo due spicchietti d'aglio, uno lo metto magari qua dentro, uno lo metto fuori, metto ancora un goccio d'olio sopra, ancora un pizzico di sale, facciamo un po' di rosmarino, io un po' lo metto anche magari qua. E un pezzettino lo metto sopra. Guardate che bello, questo sta in forno 20-25 minuti a 180 gradi, dipende naturalmente da quanto è grande il rombo, poi avendolo inciso dentro capirete subito se la cottura è ultimata oppure no. Allora, io il forno ce l'ho già caldo, devo solo riattivarlo, eccolo qua. Sento già un profumo meraviglioso, perché qua sotto c'è l'altro rombo. Aspetta lì, che prendo le presine. L'anteprima. In fretta perché mi sto slogando il polso. Ah, che fatica!
Allora, questo pesce non deve essere, secondo me, sfilettato prima, deve essere presentato agli ospiti così com'è. Il mio rombo così, l'unica cosa che magari posso fare è cambiare questo rosmarino con un rosmarino fresco. Pronto da portare in tavola. Ho affettato le patate sottili, le ho disposte in uno strato su una placca da forno rivestita di carta forno e unta d'olio. Le ho unte d'olio, le ho salate, ci ho appoggiato sopra il rombo, ho fatto un'incisione a croce per facilitare la cottura. Ho aggiunto olio, rosmarino, sale, due spicchi d'aglio. Ho cotto circa 30 minuti a 180 gradi. Allora, adesso facciamo i calamari ripieni, un piatto veramente classico, goloso, che più goloso non si può. E i calamari sono un altro di quei animali marini che si pescano d'inverno anche, soprattutto. Ho schiacciato due spicchietti d'aglio, ho messo un pochino d'olio, faccio rosolare un po' e poi ci metteremo il sugo rosso. Intanto facciamo il ripieno di questi calamari. Eccoli qua, li ho aperti, li ho puliti e ho messo i ciuffetti da una parte, no? E li trito, anche queste parti qua, insieme a uno, due, queste cinque fettine piccole di mortadella fanno una fetta grande, secondo me, sarà mezzetto, non di più. Comincio a dargli una tritata. Bello tritato, potete metterci anche uno spicchietto d'aglio se volete, io non ce lo metto. Allora, qui ho secondo me una bella bottiglia di passata di pomodoro, la aggiungo e faccio scaldare perché poi immergeremo lì i nostri calamari. Ci metto anche il coperchio, sennò tra un momento mi ha stabilito tutta la cucina. Se trovassi una volta quello giusto. Allora, mettiamo in una ciotola il nostro ripieno. Poi cosa ci mettiamo? Pane ammollato nel latte. Io lo strizzo un po'. Vado un po' a occhio, non ce lo metterei tutto. Farei così. Poi ci metto una patata schiacciata, ecco qua, cominciamo a dare una mescolata, ci mettiamo l'uovo, con una mano, dopo 4 anni che sto in cucina tutto il giorno ho imparato, me lo segno sul calendario. Ecco, adesso che ho le mani ben sporche posso andare al frigo a prendere il parmigiano. Mettiamo 2 o 3 cucchiai, anche tanto me ne è uscito, però a me piace. Adesso ci mettiamo un po' di sale, poi se vi risultasse troppo molle ci aggiungete un po' di pan grattato. A me sembra che vada bene. Un po' di prezzemolo anche, aspetta. Il prezzemolino sta sempre bene col pesce. Ok, una volta che abbiamo la nostra farcia, riempiamo i calamari, ma non riempiteli troppo, perché sennò scoppiano. Capita anche ai migliori chef. Ma come si riempiono questi calamari piccolissimi? Maledizione. Va bene. Piano piano. Con un po' di pazienza. Quindi belli mosci li facciamo così.
prendiamo gli stuzzichini, stuzzicadenti, gli stecchini, anzi. Ecco, senti, io qua sono stata troppo poco generosa. Aggiungo ancora un po'. Oh, e se scoppia, scoppia. Mangio lo stesso, eh. Ok, allora, adesso lo chiudiamo. Uno è fatto. Ce l'ho messo il sale nel sugo. No, mettiamo un po' di sale nel sugo. Mamma, se so bolle. Facciamo in fretta che mi sporco tutto il vestito. Ce ne stanno anche di più, di calamari. Io adesso ne ho fatti tanti così, ma... immaginate che ce ne possano stare altri 4, secondo me, per riempire bene la pentola. Mettiamo un po' di basilico, anche con il rametto. E mettiamo un fuoco più basso, perché lì è troppo alto. Fuoco bassissimo, li facciamo cuocere almeno 25 minuti, poi li dovete toccare voi. Quando li sentite teneri e cotti è il momento di spegnerli. Secondo me sono pronti, fatemi sentire. Mi sembrano tenerissimi, veramente. Allora, io spengo l'impiatto 2. Sì, questo piatto è fin grande per 2 calamari, però. Poesia. Mamma mia, questi sono proprio buoni. Tutto questo sugo che avanza, vabbè, io adesso ne ho fatti anche pochi, però poi si può usare per condire una pasta asciutta, alla grande. Un po' di prezzemolino. Ecco qua, 2 piccole delizie. Ho messo a rosolare l'aglio, ho aggiunto il pomodoro, ho fatto cuocere. Poi ho tritato i tentacoli insieme alla mortadella, ho unito il pane ammollato nel latte, la patata schiacciata, l'uovo. Ho mescolato bene, ho messo anche il parmigiano, ho salato, ho farcito i calamari ma non troppo. Li ho chiusi con uno stecchino, li ho fatti cuocere nel sugo con un po' di basilico, 20-25 minuti. Che parabole di false guardiane. Cazzo, sei meglio di me, io non perdo. Ma io sono più vecchio di te, più rapido dei miei tempi, tu è un'altra cosa. Io e Massimo stavamo canticchiando Mare d'inverno, vabbè, ci avete colto in fallo. Fammi finire di preparare la tavola, che è meglio. Allora, colori da mare d'inverno, quindi un po' così, un po' scuri, un po' opachi, ma adesso li rischiariamo con la composizione di Massimo. Allora, ecco qua, tavola essenziale per lasciare spazio a Massimo. Io ho usato solo il color sabbia della spiaggia e il blu del mare. Giusto. Basta. Ecco, allora noi invece per il centrotavola usiamo quello che offre il mare d'inverno. Mm-hmm. Praticamente arriva la mareggiata e ci dà praticamente rametti. Questi rametti. Questi sono dei rami di ciliegio che ho preso e ho spruzzato, mm-hmm, per renderli leggermente modello mareggiata. E questo è finto? No, questo è un ramone di Cymbidium, che è un'orchidea. È talmente bella che sembra di plastica. È bella proprio. Usiamo questo per dare un tocco di contrasto, un po' di vitalità, certo, praticamente alla tutta la tavola. Mm-hmm. Lavoriamo direttamente Vai. Sul tavolo. Mi porto anche il... Lo portiamo dopo. Perché abbiamo proprio dei passaggi un po' obbligati. Va bene. Allora, io ti passo questi pezzi e li andiamo a mettere in centro, uh-huh, e a fare una fila, okay, praticamente che attraversa tutto il tavolo. Poi si sporca tutta la tavola. Poi si soffia e va via. Viene l'uragano. Ah, già, beh, bello, bello, mi piace. Andiamo a inserire poi le candele. Uh-huh. E da ultimo andiamo a inserire il fiore. Ovviamente non è che andiamo a inserire il ramone. Certo. Andiamo a inserire il fiore tagliato. Bello. Io te li taglio e tu li vai a inserire un po' in alto e un po' appoggiati. I
Il cimbidium, un fiore che può rimanere senza acqua tranquillamente un 3 o 4 ore. Quindi si può fare. Sì, si può ed è un fiore che ti dura 20 giorni nell'acqua. Davvero? Tantissimo, mamma sì. mia. Quindi anche se costa tanto ottimizziamo. Sì, 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 sì. Bravissima, bravissima. Bello. Piace molto. Anche a me. Grazie molto. Massimo. Grazie. Moltissimo. Manca solo un cantante a caso. Enrico Ruggeri. Andiamo a aprirgli la porta. Ciao Enrico. Che bello, come sono contenta. Vieni. Anch'io. Allora, in tuo onore naturalmente abbiamo messo una delle tue splendide canzoni. Massimo. Piacere. Hai fatto una composizione bellissima. Che bello. Degna del mare d'inverno. Ma che bello. Ti piace? Scarpina, scarpina delicatissima. Vieni, perché io so che tu sei molto ansioso di cucinare, perché è quello che ti viene meglio. Cosa mi hai portato? Non ho avuto molta fantasia. Meno male, però sono molto contenta. Portato il disco nuovo. E vai. Ma quindi c'è, scusa, qui è polvere? È polvere? Sì. Praticamente sono 15 canzoni rifatte dai migliori esponenti della musica indipendente. Ma fantastico, bello. È bello, mi piace moltissimo anche come è fatto con il giornale. Sì, carino. Che faccia cattiva. Le canzoni testimoni. No, le canzoni sbircio, no? Sbircio, dai. Vedo quello che hanno combinato. Le canzoni ai testimoni, guarda, questa... Me la aggiungo alla mia collezione, perché brava. Io ti seguo da tantissimi anni e ti adoro le tue canzoni, le sento, sono proprio, mi sono innamorata, ho pianto, ho sognato con le tue canzoni, non puoi capire. Grazie, sono grazie. Che sei qui. Dai, allora fammi vedere quanto sei bravo a cucinare. Posso sbirciare? Certo, ti sei provata la ricetta? Sì, l'ho preparata personalmente, in realtà l'ho tirata giù dal tuo libro. Dai, allora, facciamo le tagliate. Allora, abbiamo pensato... Uh-huh. Il plurale maiestatis, ma in realtà perché tutti mi hanno consigliato. Uh-huh. Tagliatelle gialle con sogliola. Titolo Il mare d'inverno, quindi piatto di mare ma esatto, invernale. Perché poi, infatti, perché questi sono pesci invernali, che si certo. pescano d'inverno, quindi è molto, molto azzeccata, no? E quindi... Come si fa? Prima si dicono gli ingredienti? No, si parte subito con gli ingredienti sì. e si raccontano. Per esempio, secondo me una bella pasta parte con un fritto. Vai, ma così. Quindi io prenderei. Io te lo devo dunque. Una padella. Io non sono capace di far nulla. Ma io ti insegno. Tu mi insegni. È bellissima questa cosa. No, cosa allora, fai? Non togliere il foglio. Mettiamo qua la ricetta. Figura. Ah, ok. Allora, affettare sottilmente una cipolla. Quindi tu prenditi un tagliere, ecco, già ti sistemi sì. le maniche, prendiamo un tagliere. Cioè, è questo, esatto. Uh-huh. Allora, io ti consiglierei un coltello. Che taglia molto bene, che potrebbe essere questo. Perché ridete di là tutti? Ridono. Mi guardano e ridono. No, no, ma fammi capire. Cioè tu proprio non cucini no, mai. Quando io vivevo da solo, una volta tentai di fare il caffè, dimenticandomi di mettere l'acqua. E tu non hai idea di quello che succede. Cosa è attentato, è un attentato. Cioè esplode la cucina, devi rifare tutto. Basto. E allora poi sono arrivate le macchinette quelle con le cialde e quel problema è stato risolto. Però tu se ti devi nutrire quando sei a casa da solo. Buste, bustine, cose di questo genere. Oppure scendo, vado a mangiare fuori. Impari a fare queste tagliatelle che sono buonissime sì? e d'ora in avanti avrai un piatto forte. Questa è la parte... Mi devo preoccupare. Ci vorrebbe una cipolla, no? Una mezza Eccola cipolla. Lì. Allora, tagliamela a julienne. Ma io preferisco tatta così. Sì, va bene, dai, lo sto per ridere. Questa è una... Però posso darti un consiglio? Sì. Aspetta. Se tu lo tagli da qui è più sì. facile. Perché non è rotonda, vedi? Ma è vero che uno piange quando taglia sì. la cipolla. Ah, perché tu non lo sai. Prova. No, però ho visto dei film in cui c'era la sì, protagonista. Si piange molto, in realtà. Se mi taglio un dito piangerò ancora di più. Esatto. Come si fa a tagliarla quando Guarda, sta tu tieni, finendo? Se tu tieni la mano così... Sì. E praticamente dai un invito al coltello, vedi? E scende meglio. Sì. Mamma mia. Ecco fatto. Vedi? Mi va già meglio. No, adesso gira. Adesso fai così, la giri per così, tagli. Ah già, frega,
Sì, io non è che sono tutta questa precisione in cucina, quindi... A me piace farle alcune piccole, alcune sì, grandi. Sì, certo, è tutta... No, è suo stile, no? È arte questa. È arte. Puoi star lì. E questa lascia un pezzo grosso, perché posso, può ancora servirmi la mano sinistra. Basta. E questo è un primo approccio alla cucina. Secondo me da adesso in avanti tu cucinerai moltissimo. Allora, metti un po' d'olio, special. Sì. Io intanto, mentre tu non guardi, gli do un'altra tagliata, posso? Così. Che carino. Allora, vado con l'olio. Allora, visto che questa pasta è a secco, cioè non ha sugo rosso, puoi abbondare un po' di olio. Facciamo il soffritto. Un signor renderò soffritto, il tramo al volo, adesso. Così, sì, così ci siamo. Senti, ma al di là del fatto crepi che... Crepi l'amarezza. Ottimo, accendere i fornelli. Questi sono... Quelli elettrici. Sì. No, quelli... Ecco. Dicevo, al di là di quello che non cucini, cosa ti piace mangiare? Ma un po' di tutto, devo dire. Sei goloso? Non molto le verdure, però tipo... Però... Le verdure ben... il sushi mi piace. Ah sì, sei uno da... anche a me piace il sushi. A me piace molto il sushi. Tu cominci a pure a mettere. Devo dire. Vado... Tutto, cioè sei pesce, carne, ti piace pesce, tutto? Pesce, carne, qualsiasi cosa, purché fatta da qualcun altro. A casa ti cucina, tua compagna? Sì, lei... Poi abbiamo una signora ucraina che all'inizio cucinava un po' olioso, burroso, perché al nord adesso l'abbiamo... italianizzata dal punto di vista. E quindi ti aiuta. Tu parla intanto, io faccio. Basta. Il soffritto. Il legno lasciamolo qua. E lo lasciamo qua. Allora, cucchiaio. Senti, ma perché ogni tanto i grandi cuochi fanno queste robe che alzano la... Beh, per esempio quando non vuoi rompere magari una cosa che hai nella padella, ma la devi comunque muovere perché sennò brucia sotto, facendo questo movimento, fa molta scena. Poi te lo insegno a fare, poi la spadelliamo. Adesso no. Adesso no. Adesso non è ancora il momento. Era l'entusiasmo. Stai prendendo gusto? Sì, mi piace. Bene. Sento un po' Tomiazzi già. Esatto, infatti. Allora, scusa, tu sei eclettico. Nella tua carriera sei stato eclettico, perché tu dalla musica sì, a un certo punto sei passato alla televisione. Sì, ma in realtà prima ho cominciato a scrivere dei libri. Questo poi... non lo sapevo. Sì, sì. E quindi sei passato e da poi ho iniziato a capire che la vita... Vedi che piange! Parlo di me, no. E mi piace raccontare la vita agli altri. La vita è poetica, è spettacolare, divertente. E allora ho cominciato ogni tanto a farlo con la televisione. Ero in questo studio. Davvero? Sì. Ma dai, non lo sapevo. Quando facevo questo. Una trasmissione che si chiamava Il Bivio, ero sì, qua. Sì, certo. Chi avrebbe mai pensato che saresti tornato qui a fare un soffritto? Ah, questa, no, nella vita, la vita è meravigliosa per questo. Ma adesso io vado avanti. Adesso no, tanto loro vanno anche da sole, guarda, sono lì contente nel loro olio. Darmi un tono. Qui abbiamo delle sogliole. Tanto tu parla e io controllo. Qui abbiamo delle sogliole oceaniche sì, che sono... Sì. Con lo stesso coltello, sì, sì, perché tanto va tutto mi insieme. Rimane. Allora, ne tagliamo, ma non c'è bisogno di tagliarle tante piccole, guardavo quante ne mettiamo. No, perché sbirciandoli c'è fino a che si... Guarda, tagliare a pezzetti i filetti di sogliola e aggiungerli al soffritto facendoli rosolare a fuoco vivace. Ora vado. Fai proprio 4-5 pezzetti, perché intanto il pesce, quando poi è incominciato a cuocere, così, visto che ti piace il sushi, sì, si spezza da solo, non c'è bisogno di dargli... Non lo tocchi con le mani? No, lo tocco, ma ho sempre paura perché... No, lo stai tranquillo. No, perché magari sono persone no, perché che... Non... Il basso, il pianoforte, la mano sinistra... Va bene. Oh, Mario, raccontami com'è nata Mare d'Inverno. Mi è venuto in mente che in tutte le altre arti, no? Il Mare d'Inverno c'è sempre. Uh-huh. Nella letteratura, sì, nella poesia, nella pittura, nel cinema. Sì, sì. Invece nella canzone non nessuno c'era. C'era pensato. Il mare era sempre pinne, fucili, occhiali, creme abbronzanti, sapore di sale, qualsiasi cosa, come se il mare fosse sempre circoscritto a luglio, agosto. Sì, alla vacanza. Butta pure dentro, intanto. Di quindi cioè, sei andato al mare? Mi è o venuta, no, ero a casa, però mi è venuta questa idea. Quando è partita la canzone, insomma, ho capito che non era male. Vado giù. Che non era malaccio. Poi devo dire, la prima. Perché quando ho scritto Il Mare d'Inverno, insomma, ero ancora in costruzione. Cioè, il mio progetto. Era nell'83, insomma, non ero famosissimo. E Ivano Fossati e Loredana Bertè mi diedero. Intanto sta partendo, è che la sentiamo piano. Mi diedero fiducia, Loredana l'ha incisa in un suo album, lei era in quel momento la super top. E allora da lì insomma è partita un po' la però mi piace quando la canti tu.
Perché poi io l'ho conosciuta cantata da te. Allora è incredibile, quando tu senti una canzone cantata da una persona, è un'esperienza diversa, straniante, sentirla cantare. Non so se sono commosso curiosa... per le tue parole. No, sono curiosa di sentire nel tuo nuovo album l'ha questa interpretazione. L'ha fatta Busta, il tastierista di Subsonica. Ah, forte. Quindi ha fatto una versione molto alternativa. Molto alternativa, molto new wave, anni 80, un po' Depeche Mode, insomma, per intenderci. Quindi bene, è venuta bene. Una versione molto interessante. E si impegna però, questo ragazzo. Ma sì, ma se uno fa, deve far bene. Allora, mettiamo un po' di sale. Sì. Faticoso. Quanto sale puzza? Uno zic. Ma così o così? Dai. Vado ancora? Basta, giusto? No, basta. Bisogna sfumare con il vino bianco e metterci il... Vino bianco, mi piace. Dai, guarda, lì c'è un bicchiere di vino bianco. Sì. Io non ce l'ho messo. Aspetta, fai così, guarda, vedi Enrico, se tu fai... Adesso se faccio così non è che fa... Appena appena. Tu stai lontana. Che... Attenzione. Mettiamoci anche lo zafferano, guarda, la bustina è lì. Questa? Sì, preziosissimo. Tu lo rovesci qua dentro. Ecco, col gesto della casalinga di Voghera. Sempre. Mescola, ormai... che è bello mescolare lo zafferano perché diventa tutto rosso subito. Bello. È bello dare colore così ai piatti. Sì. Divertente, essere capaci di questo. Io, tu mi devi promettere alla fine di questa ricetta che poi tu la farai. Sì, torno a casa e la faccio. Magari la faccio. No, magari non la faccio assaggiare ai bambini perché è reato. Magari, esatto, però senti, fermiamoci un attimo per la pubblicità, tanto qui asciuga un po' il sugo, poi torniamo subito. Fate, io intanto. Tu lavora. Ripartiamo col nuovo swing. Siamo qui con Enrico Ruggeri perché il menù di oggi si chiama Mare d'inverno e Enrico con grandissima abilità si sta esibendo in una Mi do un tono, però non faccio danni muovendo alle sogliole, delle sogliole cotte con lo zafferano, un po' di vino, la cipolla, vino, ci metteremo le tagliatelle, insomma. Sì, quelle possono sempre... E quelle ci vogliono. Sì, sì. Il passaggio adesso che si può fare, io spegnerei anche un attimo, sì, secondo me, perché ci siamo, sennò questo qua ci asciuga troppo. Ok, tagliare un po' di pomodorini, così? Certo. Perché il tocco cromatico ci sta bene, Sempre con... Sì, perché... Guarda, no, invece ti dirò il coltello migliore, perché il pomodoro è quello seghettato. Ti farò del male oggi, no, secondo me. No, si tagliano... In quattro io lo taglierei. Sì, anche in due, no, ma anche in quattro. Sono tre o quattro giorni che sto ubriacando tutti perché, visto che dovevi venire, no? Siamo tutti andati a riprendere le tue canzoni. Allora io sono tre giorni che canto Je t'aime, ogni volta che c'è una pausa. Je t'aime, che grosso malinteso. Sono tre giorni che li sto facendo diventare. Poi dopo parto, ecco. Poi se no parto il futuro nipote. Ah, ma caspita, sei un esperto allora. Tu devi sapere che io avevo un fidanzato, pseudo fidanzato, che era molto timido. Sì. E parlava solo attraverso le canzoni. Vabbè, anche e io, in particolar modo le tue. Quella. E quindi per me è stato gioco forza impararle tutte per capire cosa mi doveva dire. Sì. Ah, ecco. Davvero, però, sai? Quindi non l'hai lasciato perché... No, non poi in realtà è diventato uno dei miei più grandi amici. Però sì, mi ha trasmesso questo amore per i cantautori e anche per le tue canzoni in particolare. Basta. Che ci siamo. Adesso direi che il passaggio successivo è mettere le tagliatelle, perché ormai ci siamo, Ci siamo. Regalo il mio perdono, mi compiaccio perché sono più romantico che mai. Io qui adesso metterei i pomodorini, gli facciamo dare appena appena una saltata dentro. Sì. Oh, finalmente posso saltare. Io salterei quando c'è anche la tagliatella. Ok. Perché adesso è troppo sugoso, se tu salti adesso è un disastro, ti schizzi dappertutto. Però muovo. Muovi. Amalgamo. Tu amalgama un pochino. Io amalgamo, tu parla, io amalgamo. In un attimo sono cotti, buttiamo dentro e hai fatto le tagliatelle. Cosa manca? Ragazzo. Io metterei un po' di pepe, a te piace o no? Peperoncino? Preferisci peperoncino? Vai. Vai, diamo dai, peperoncino. Serata pazza, vai. Forse un giorno l'altro ti dirò. Esageriamo. Sì, dai. Volevo portarmela a casa stasera per i bambini e non posso più. Questo è pronto, lo spengo, via. Perché se asciuga troppo, tanto ci rovina la tagliatella. Questo prima, devo vedere se è pronta. Opla, la metto già qua, così è già anche un po' nel sugo. Secondo me è già pronta. Vuoi provare anche tu? Te la metto qua? Vai, sì, così non ti bruci. Ah, come capita. Infatti è pericolosissimo.
Ci siamo, mi piace, eh? Un po' il dente, ma... È il momento, Enrico. Ti faccio vedere. Sì. Guarda, fermoli. È il momento di spadellare. No. Guarda. Sì. Perché questo, vedi, se tu lo spadelli cambia, tu prendi, spingi la padella verso l'esterno e la ritrai subito. Dai, voglio farlo anch'io subito. Voi toglietevi tutti. Quindi verso... Devi avere coraggio, devi credere in te. Esterno e interno. Devi credere in te. Oh! Perché mi sono anche bruciato. Mi si è amputata una falange, niente di grave. Devo dire che il movimento c'è, bravo, bravo, devi solo andare avanti. Aspetta. E col tempo, poi devo dire, hai iniziato con una padella che pesa un quintale. Sì, però meglio, per aspera ad astra. No, ma c'è, vedi, dai, perfetto. Buono? Buono, cosa ne dici? Sembra bella. Mi sembra, eh? Mettiamoci il prezzemolo, il tocchino finale. Sì, quanto ne vuoi? Così. Come metti tu il prezzemolo? Vabbè, come sono queste cose. Voilà. Dai, hai fatto una pasta asciutta, Enrico? Sì. Ci credi? Sono Allora, facciamo anche l'impiattamento, è proprio... Sì. Devi fare... Allora, prima col forcone fai così. Sì? Ah! Cioè, una misura giusta. E dopo glielo infili... Allora, no, ti faccio vedere come si fa. Poi lo fai tu. Innanzitutto prendi sotto, che è più bella. Sì. Poi. Con la tagliatella è ancora più difficile, prendi dentro, ti aiuti così, no, ma adesso lo fai tu. Quando hai fatto bene il tuo coso, sì, lo porti qua e lo... adesso lo rifai tu. Speravi, eh? Senti, che dici? Beh. Un girino d'olio, dallo tu. È anche tricolore, no? Quindi è anche abbiamo patriottico. Anche piacerebbe anche al governo tecnico. Ok, puoi prendere il piatto e portarlo qua, sì, sulla nostra console. Non hai mai visto una roba così. Direi che ti sei meritato il primo applauso per la tua ricetta. Grazie, ragazzi. Abbiamo affettato la cipolla, l'abbiamo rosolata nell'olio, abbiamo tagliato i filetti di sogliola a pezzi, li abbiamo uniti alle cipolle, abbiamo salato, abbiamo sfumato con il vino bianco, aggiunto lo zafferano, fatto cuocere spezzettando la sogliola. Poi abbiamo tagliato i pomodorini in quattro, abbiamo aggiunto al sugo i pomodorini e il peperoncino, abbiamo cotto le tagliatelle in acqua salata, l'abbiamo ripassata nel sugo e abbiamo completato con il prezzemolo. Adesso facciamo una torta super buona. Dopo questo menù di pesce ci vuole un dolce agrumato. E allora noi facciamo questa key lime pie, che è una pie, una torta, con una crema di lime. Buona, burrosa, perché poi sopra ci mettiamo questa meringa morbida, che è la meringa alla francese, non la meringa all'italiana, che la rende anche, oh, bella da vedere, una delizia. Allora, facciamo la base, che è la base di un cheesecake, quindi con i biscotti, le classiche digestive, 300 grammi. Ok, questa non vuole andare. Adesso che abbiamo trasformato i nostri biscotti proprio in una farina, aggiungiamo il resto. Qui ho il burro, 80 grammi e un cucchiaio di miele. Questa è la prestigiosa base dello chef Thomas, che mi ha insegnato a fare la cheesecake, che da quando mi ha insegnato io utilizzo sempre. Ok, prendiamo una teglia, io di solito ci metto la carta forno, ma in questo caso, visto che è antiaderente, mi azzardo a non metterla. Ok, se proprio avete del tempo da perdere, la fate cuocere 10 minuti al forno.
prima di mettere il ripieno. Io tempo da perdere non ce ne ho e quindi la farcisco subito con questa crema deliziosa fatta di 180 grammi di lime spremuto. Io l'ho spremuto in anticipo perché i lime sono piccolini, sono un po' faticosi. Se non trovate i lime, non vi piacciono i lime, usate il limone, però con lime sta meglio. Udite, udite, 400 grammi di latte condensato. Quattro tuorli, i bianchi però li devo tenere bene perché sono quelli che mi servono per fare poi la meringa. E tra l'altro questo latte condensato è latte condensato zuccherato, perché ho scoperto che ne esiste anche uno non zuccherato, ma non è quello che fa il caso nostro. Un'altra bella mescolata e la crema è pronta. Il bello è che non è una di quelle creme pasticcere che bisogna cuocere prima in un pentolino, questa va direttamente nel forno. La versiamo nella crosta. Allora, mezz'ora più o meno in forno a 180 gradi. Chi c'è? Ciao Eleonora! Ciao mamma! Ma che sorpresa! Cosa ci fai fuori dalla finestra? Mi aiuti a finire la torta? Sì! Molto bene. Allora, innanzitutto facciamo vedere la torta che noi abbiamo già finito di preparare. Questo è il risultato cotto della torta che io ho preparato fino adesso. Cioè la base di biscotto con questa cremina al limone. Molto buona. Secondo me a Matilde piacerà tantissimo, esatto, se gliela porti a casa. Adesso dobbiamo fare la meringa, cioè ci dobbiamo mettere tutta una nuvola bianca qua sopra. Allora, la meringa si fa così, 4 bianchi con 50 grammi di zucchero a velo. Allora io comincio a mettercene un pochino così, facciamo così. Vai, ce la fai? No, questo, schiaccia sì. Questo. Tu vai, io metto il grill già nel forno. Forza Leo, amore, vengo io, brava. Che male al dito. Tu fai così, poco per volta, aggiungimi lo zucchero, passa di là. Aspetta. Vai, butta tutto. Oh, così non ci pensi più. Che fatica però, eh. Andiamo, quando sei stufa tu puoi mollare, eh. Ecco. Secondo me ci siamo. Mettiamo un po'. Oh, che bei ciuffi. Allora, adesso la mettiamo qua sopra. Allora, adesso la dobbiamo spalmare. Io lascio un bordino appena appena di limoncino così perché mi piace. Cosa hai fatto? Ci siamo incastrate. Ecco. Adesso Leo, fai così. Mamma, mi stai tirando i capelli. Ci siamo incastrati davvero. Fai i ciuffini in su. Non sono capace. Allora, accompagnami. Non mi far cadere, Che cosa, la torta o te? Tutte e due. Tu non ci arriverai mai ad aprire il forno alto? Grazie, attenta, Attenta, amore. Mi cade addosso. No, aiuto. Questa cuoce pochissimo, il tempo in cui si abbrustolisce un po' la meringa. Stiamo a vedere. Bella. Oh. 1, 2, 3, via. Ma che aiutante. Leo, stai lontano con i manini, Chiudi. Ok, tu chiudi il forno. Vieni via. Mamma, che perfezione. Bella, vero? Sì. Questa è una meringa che rimane croccante ma morbida. Ferma lì. Ibra.
questa la portiamo là, questa la diamo alla Leo. Quale? Questa. Ma la più piccola. Io sono una mamma cattiva. Tanto cattiva. Tu porti la fetta e io porto la torta. Vieni. Un po' più in là. E noi ci andiamo a mangiare l'altra fetta. Andiamo. Per la base ho tritato i biscotti, li ho mescolati con il burro fuso e il miele. Ho fatto la base su una teglia da crostata antiaderente e per la crema ho mescolato il succo di lime con il latte condensato. Ho unito i tuorli. Ho mescolato bene e ho versato la crema nel guscio. E ho cotto a 180 gradi per 30 minuti. Per la meringa ho riscaldato il grill a 250 gradi, ho montato gli albumi con lo zucchero a velo. L'ho distribuita sulla torta. L'ho passata 1-2 minuti al grill. E me la sono mangiata. Piccola pausa per la pubblicità, ma ci vediamo tra pochissimo. Leo, mi servono le patatine. Una. Mi servono... La più bella. Perché dobbiamo fare le cozze del comandante. Una. Sei disgraziata. Ciao Alessandro. Un caldissimo. Stai. Bene. Devo tenere d'occhio quel cagnolino lì che mi mangia tutte le patatine. Apri ricetta e prima cocktail, naturalmente. Mare d'inverno. Oggi proviamo a creare magari un cocktail che abbia il colore del mare, d'inverno, quindi un verdino. Ah, no? Verdino, bello, dai, mi piace. Allora, ho portato dello zucchero bianco, del triple sec e un liquore agli. Agrumi. Vodka liscia, una bevanda al limone gassata e un kiwi intero. Ok. Prendi pure il tuo kiwi, mettilo nel bicchiere. Lo pestiamo? Esatto, con lo zucchero bianco. Prego, bene. Come con il lime, cioè a coprire. Esatto. La Leo, cosa fai tu? Quante ne hai prese? Sì. Poi prendiamo il nostro pestello. Ricordiamoci di pestare bene che poi il kiwi dobbiamo berlo. Scusa, ma... Cioè, mettiamo via i pestelli. Già, tu sei un tipo ordinato. E prendiamo... La menta. La menta, un ramo a testa, prego. Grazie. Perché c'è una torta qua sotto. Tutta? Sì, sfiralla giù tutta, senza spezzarla, perché fai una fatica, la prendi da qua. Sì. Allora, prendiamo il ghiaccio, riempiamo il bicchiere, e poi versiamo 3 cl di vodka e 2 cl di triple sec. Ok, aspetti, passa la vodka. Prego. Com'è bella blu. 3 questi, vero? 3. Perfetto. Oh. E il triple sec 2. Ma il triple sec è alcolico o no? È molto meno alcolico di un distillato normale. Però un po' alcolico lo è. La vodka. Poi prendiamo la nostra bevanda al limone gassata e ne versiamo 10 cl, quindi mezza bottiglietta. Mezza bottiglietta. Così? Esatto. Prendiamo il nostro cucchiaione lungo e tiriamo su tutto. Questo l'ha avuto con le cannucce, proprio. Sì, diretta. Questo sì, senz'altro. Non mi oppongo. Che ho nascosto qua sotto. Infatti, che bel colore. Vediamo, c'è anche la freschezza del mare. Salute, Benedetta. Buono, sì, sì, decisamente. Bene, riesci a berlo? Sì, sì, lo bevo benissimo. No, giuro, lo bevo, questa volta è vero, lo bevo benissimo. Buonissimo, ciao, grazie Ale. Allora, bevanda del mare. Eleonora in arrivo e noi facciamo le cozze del comandante. Allora, puoi anche venire Eleonora, non c'è bisogno che tu strisci per la cucina, sali su. Le cozze del comandante le abbiamo mangiate in Sardegna e sono ricetta di Paolo, un nostro amico che cucina molto bene, che noi chiamiamo il comandante, molto estroso. E sono delle cozze che noi mescoliamo con panna e roquefort. Una roba di una delizia, ricetta francese che si serve con le patatine fritte. Allora, come prima cosa, un chilo di cozze. Io ho già tolto la barbetta, queste cozze. Mettiamo dentro. Sfumiamo con un po' di vino.
e le facciamo aprire a fuoco vivace. Nel frattempo io prendo un tagliere e affetto una cipolla. Ok, una cipollina piccola, così la rosolo con un goccino di olio o di burro, vedete voi. Ok, io a questo punto incomincio ad aggiungere il roquefort, ne ho diciamo un 60-70 grammi. Allora, incomincio a mettere un goccino di acqua di cottura delle cozze. Ci metto a fuoco basso il formaggio. Si scioglie dolcemente. A questo punto panna fresca, cominciamo con un mezzo bicchiere, insomma bisogna sentire il gusto, eh. Mettiamo ancora un goccino di sughetto delle cozze. Questa è proprio una ricetta francese, secondo me così è perfetto. Spengo, prendo le cozze, altrimenti mi cadono tutte. Poi questi pazzi dei francesi, molto buon gustai, completano il tutto con le patatine fritte, perché uno una volta che ha mangiato queste cozze cosa trova? Trova tutto il sughino sotto. Questo si mangia subito, eh? Alla francese. Ho fatto aprire le cozze in padella con un goccio di vino, ho affettato una cipolla, l'ho fatta rosolare in padella con un goccio d'olio, ho tagliato a pezzi il roquefort, ho aggiunto un mestolo di acqua delle cozze alla cipolla, ho unito il roquefort e la panna, ho fatto sciogliere il formaggio, l'ho servito sulle cozze e intanto ci ho messo anche le patatine fritte e un po' di prezzemolo. Ed ecco cosa produce il mare d'inverno, un rombo con le patate, un delizioso piattino di calamari ripieni poi col sugo rosso, le tagliatelle gialle con le sogliere che abbiamo fatto con Enrico Ruggeri e questa paia al limone con la meringa morbida che è veramente una delizia. Io vi ricordo che sono tutti i giorni qui sulla 7, dal lunedì al venerdì alla stessa ora per cucinare con voi. E adesso io massaggio questi calamari perché sono buonissimi. Per delle tartine sfiziose si può fare il burro al pistacchio mescolando 100 g di burro con 20 g di pistacchi tritati, poi ci mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. Una salsa veramente gustosa per la carne si fa frullando i peperoni abbrustoliti con brandy, salsa Worcester, sale, pepe, olio e si scalda il tutto un pochino in padella.